nebbia? Questo non va bene. Andiamo a casa, capitano. No, molte altre avventure ci attendono. Ora vedo delle luci. Sembra che sia un'altra nave. Carpa di mille balene, quella che vedete è la nave del mio amico, Capitan Spigola. Ehi, voi di bordo, Capitan Spigola! Strano, sul ponte non c'è nessuno. E c'è un grande silenzio. Ehi, laggiù, c'è qualcuno? Rispondi, amico mio. Guardi, c'è del cibo sul tavolo. È ancora caldo. Eppure qui non c'è nessuno. Il cibo è sul tavolo, ma la nave è deserta. Questo sì che è un bel mistero. Nessuno potrà mai venire a sapere che cosa è successo al povero vecchio Capitan Spigola. Questo è un mistero che non sarà mai risolto. Qui c'è un biglietto. Vado a seppellire il tesoro, torno tra 5 minuti. È già risolto allora. Quindi dove pensa che sia Capitan Spigola adesso? Dove seppellireste un tesoro qui intorno? Alla fine dell'arcobaleno! La pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno! Deve essere il tesoro che ha sepolto Capitan Spigola! Venite, andiamo a cercarlo! È il problema di ogni arcobaleno. Più si cerca di raggiungerlo, più quello si allontana. Sì, ma c'è un modo per arrivarci. Bisogna volare. Volare? Ma lei è un elfo, quindi non ha le ali. Già, ma sono un elfo con un pappagallo. Bah, pezzo d'otto! Ciurma, tutti in sella! Wow, stiamo volando sull'arcobaleno. È un po' come sulle montagne russe. Oh, il mio stomaco! Qui! C'è scritto: queste scale vi condurranno al centro della Terra e arrivati in fondo vedrete i dinosauri. Cosa? Parla davvero di dinosauri? No, quello l'ho aggiunto io, ma i dinosauri ci saranno, ne sono sicura. Oh. Nonno, siamo quasi arrivati. No, lì dobbiamo superare le radici delle piante, i tubi di scarico, le caverne dei ragni giganti. È un lungo viaggio fino al centro della Terra. Quindi all'incirca quanti gradini mancano? 48 milioni di trilioni di migliaia. Oh no, i piedi cominciano già a farmi male. Ecco perché ho fatto installare questo ascensore. Apertura porte. Tenetevi forte, mi raccomando, l'ascensore scende piuttosto velocemente. Chiusura porte. Discesa. Oh, il mio stomaco! È divertente! E come? Centro della Terra. Apertura porte. Eccoci qua, al centro della Terra. È enorme questa caverna! Piena di alberi e funghi giganteschi! Già, è proprio come in TV. Beh, forse manca qualcosa. I dinosauri. Eccone uno. Oh. Vedete? La televisione non sbaglia mai. Ma adesso che siamo qui, come troviamo la signora Fotheringill? Gastone può annusare le sue scarpe. In questo modo riuscirà a trovarla. Geniale, Ben. Trova la signora Fotheringill. Bravissimo, Gastone! Chissà quando incontreremo la tribù perduta. Tribù perduta? Oh, che sciocchezza! Wow! Guardate là! La tribù perduta! Ve l'avevo detto! Non partecipo ad una sfida tra streghe da moltissimi anni! Cosa succede in una sfida tra streghe? C'è la competizione di magia, la cavalcata delle scope e la gara di marmellate. Bene, la tua marmellata sembra buona. Vedete, ho perso il mio tocco. La marmellata di strega dovrebbe essere orribile. Non si preoccupi, l'aiuteremo noi a renderla orribile. Forse se ci mettesse della bava di lumaca. Bava di lumaca, sì, potrebbe andare. E anche popò di topo? Sì, la renderebbe davvero disgustosa. Lo vedi? Puoi riuscire a vincere. Adesso proveremo la cavalcata della scopa. Non cavalco la mia scopa da tanti anni. Ho paura di aver dimenticato come si fa. Andiamo, forza, vieni giù. Oh, vieni qui, brutto pezzo di legno. Oh, mamma mia. Proviamo
con le magie. Signora strega, lei era la più veloce lancia magie del West. Signora strega, trasforma in rane questi barattoli. Oh, io ci sto provando, ma non ci riesco, è inutile. Temo sia del tutto incapace. Incapace? Non sa trasformare in rana un barattolo. Magari una volta era brava, ma adesso di certo non lo è più. Non lo sono più, allora guarda questo. Signora strega, ha trasformato la tata in una rana. Perché mi ha fatto arrabbiare, e molto. Se durante la sfida farai magie come questa, andrà tutto bene. Quindi deve solo ricordarsi di essere arrabbiata con la strega Wendy. Ma lei è così simpatica e gentile. Questa è la sua unica possibilità di vincere. Ok, proverò ad essere arrabbiata. Oh, Barry ci ha portati dalle sirene. E nel lago è il nostro mondo. Noi nuotiamo nel profondo. I capelli ci acconciamo. È così bello sentirle cantare. Wow, il palazzo delle sirene. Deve essere lì che vive Oceana. Indossate l'attrezzatura da sub, tutti quanti. Bravo, Barry, eh? Noi siamo amici di tuo fratello. Sì, sono con me. Dolci note noi cantiamo. Salve! Salve, signore sirene! Stiamo cercando Oceana! Eccola, è là! È molto triste. Oh. Oceana! Ti abbiamo riportato lo specchio! Oh, che bello, grazie mille! Ma perché così piccolo? Ho dovuto rimpicciolirlo per farlo stare nel sottomarino, ma sta tranquilla, l'incantesimo si esaurirà presto e tornerà come prima. Ecco fatto! Il mio specchio, vi ringrazio davvero tanto. Per noi è stato un piacere. Ed è anche stato molto interessante conoscere voi. Voi sirene, ma dobbiamo andare adesso. Ciao ciao Oceana. Ciao, grazie ancora. Ciao Barry. Tu sapevi che lo specchio sarebbe ritornato grande? Succederà anche a me e a mio papà? Sì, ma la cosa divertente è che non si sa quando. Significa che dobbiamo muoverci. Non vogliamo certo che tornino grandi nel sottomarino. Sto crescendo. Sì, anch'io. Dobbiamo fare presto. Avanti tutta. Ci siamo quasi. Cercate di non crescere troppo in fretta. Sì. Le gemelle sono scappate. Sono uscite dal castello. Devo suonare subito l'allarme gemelle. Oh, vi state agitando tanto per niente. Oh, davvero? Le gemelle sono là fuori, da qualche parte con la tua bacchetta. Quali altri incantesimi hanno imparato? Oh, devo aver detto qualcosa sugli alberi che camminano, credo. Albero cammina! Cammina! Papà, gli alberi stanno venendo verso il piccolo castello! Non voglio nemmeno sentirlo, è come un brutto sogno! Immagino sia tu la responsabile di questo, tata Susina! No, è stata nonna Cardo! Buongiorno, cari! Nonna Cardo, dovevo immaginarlo! Ne è passato di tempo, Cedric! Non abbastanza! Millicent, sei sempre stata una portatrice di guai! Sì, madre, è tua la colpa! E tu dovrai trovare una soluzione! D'accordo, sei tu il capo! Penso che i bambini debbano divertirsi un po', tutto qui! Divertirsi va bene, ma ci sono dei limiti! E di sicuro tu li hai superati! Oh, santo cielo, Daisy e Poppy, che ci fate qui da sole? Coniglio, coniglietto, ovetto, ranocchio. Ah, e ora in cosa lo trasformerete? In una banana? Banana! Sono una banana! Oh, tesori miei, eccovi qui! Vedo che avete fatto tante bellissime magie! Rivoluzione! Chiamo a raccolta gli elfi! Abbasso il re!
È molto peggio di così. Lui mi ha ordinato di andare in... in vacanza! Oh, ma è incredibile! Lo so che sei sconvolta. È una notizia meravigliosa. Non siamo mai andati in vacanza. Ma che cosa stai dicendo? Una volta siamo andati al mare. Era una gita di un giorno. E siamo anche andati sulla luna. Tu, io sono rimasta a terra. Oh, è vero. E va bene. Se non c'è altra scelta, andiamo in vacanza. Hurra! Il piano è questo. Prendiamo l'aereo degli elfi e andiamo in un posto carino. Oh, fantastico! Facciamo un pranzo veloce. Sì. Riordiniamo e poi ritorniamo a casa in tempo per la mia consegna serale. Questa non è affatto una vacanza. Adesso stammi bene a sentire, signor elfo. Ce ne staremo via per almeno una settimana. Andremo in un posto caldo e tu ti dovrai rilassare. Ma io sono un elfo e agli elfi non piace per niente rilassarsi. Allora dovrai imparare a farlo. Sarà molto divertente, signor elfo. Lo vedremo. Ma questa è una vacanza degli elfi e quindi niente magia, Holly, hai capito? Va bene, signor elfo. E non voglio animaletti. Dai, papà. La vacanza è mia e le regole le faccio io. Mi dispiace, Gastone, dovrai rimanere nel piccolo regno. Ciao, ciao, Gastone. Avanti, salite a bordo o arriveremo in ritardo in vacanza. Per favore, signor elfo, cerca di divertirti un po'. D'accordo, ci proverò. Pronti per il decollo? Sì! Si parte! Noi in vacanza andiamo, noi in vacanza andiamo e ci divertiamo, e ci divertiamo. Forza, papà! Canta con noi! Sì, vedrai che cantare è molto rilassante. Non posso rilassarmi adesso. Eccole! In testa allo sciame c'è l'ape regina. Le altre la seguono ovunque vada. Ottimo! Finalmente stanno rientrando nell'alveare. Ora possiamo rilassarci, è tornato tutto alla normalità. Allora, ditemi, Ben e Holly, che cosa possiamo fare per voi? Vogliamo vedere come le api creano il miele. Benissimo, siete venuti nel posto giusto. Questo è l'alveare. E io invece sono l'apicoltore. Ci serve un barattolo di miele per il re. Non c'è problema. Quindi immagino che dovremo entrare per prenderlo. È questa la porta? Fermati, tata Susina. Non puoi certo entrare come se nulla fosse. Ci sono migliaia di api lì dentro e ognuna ha il suo pungiglione. Non saranno contente se cercheremo di portar via il loro miele. Oh. Cosa facciamo allora? Innanzitutto dovremmo far addormentare le api. Come? Beh, ecco, utilizzando la magia. Ma io credevo che tu detestassi la magia. Infatti è così, ma se sono costretto a entrare in un alveare pieno di api inferocite, sono disposto a fare uno strappo alla regola. Chi farà l'incantesimo? Beh, qualunque vecchia fata ne è in grado. Tata Susina, lanceresti un incantesimo del sonno per me? Con piacere. No, tata, non era per il vecchio saggio. Era per le api. Oh, ma perché è sempre così sibillino? Cosa mi è successo? Stavolta cerca di essere chiaro. Tu vuoi che faccia dormire le api, non è vero? Se per te non è un grande problema, sì. Dormono tutte. Ottimo, in questo modo saremo molto più al sicuro. Posso vedere le vostre case? Ma certo, vuoi vedere l'interno del grande albero degli elfi? O del piccolo castello? O venire a casa mia? Dov'è casa tua, Fragolina? Io e Violetta viviamo nel villaggio delle fate. Oh, mi piacerebbe visitare il villaggio delle fate. D'accordo, seguitemi. Siamo arrivati, ecco il villaggio delle fate. Wow, e vivete dentro a questi funghi velenosi? Sì, una volta vivevamo dentro a funghi commestibili, ma la gente grande li raccoglieva. Nessuno mangia i funghi velenosi. Non c'è la porta d'ingresso? Sì che c'è, è una porta magica. Prima devi bussare 3 volte. Poi girare su te stessa e dire apriti sesamo. Visto? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ciao, papà
carino. Il mio papà è il sindaco delle fate. Sì, e sei arrivata giusto in tempo per la riunione. Quale riunione? Riunione straordinaria! Riunione straordinaria! Come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato. Due adulti, una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic. Come tutti voi sapete, la gente grande è molto pericolosa. Può dirlo forte, hanno addirittura calpestato mio nonno. E hanno mangiato la mia casa. Quindi dobbiamo fare attenzione. E se qualcuno di voi vede la gente grande, suoni subito l'allarme. Io l'ho vista, è come una di loro. Cosa? Dove? Chi? Io sono una di loro. La gente grande è qui, suonate l'allarme. La gente grande! A loro non piaccio. Non preoccuparti, Lucy, non è colpa tua se fai parte della gente grande. Ora comunque fai parte della gente piccola. Chi vorrebbe cavalcare un lumacone? Ascoltatemi bene, non dovete mai camminare dietro alle lumache. Perché no? Perché potrebbero darvi un bel calcio, ecco perché. Speedy ha un bel caratterino, vero? Dovete imparare a conoscere le vostre lumache. Allungate la mano, in modo che possano annusarvi. Ciao, Bobby. Sono piuttosto diffidenti, hanno bisogno di tempo. Dagli una piccola pacca sul guscio. Coraggio, Bobby, non avere paura di me. Ben fatto, è diventato tuo amico. Possiamo cavalcarle adesso? Non ancora, prima ci aspetta del lavoro. Innanzitutto rassettiamo le scuderie. Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca. Popò di lumaca, beh! Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò. La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia. È questo lo spirito giusto. Bravissimi, mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani. Passiamo alla strigliatura adesso. Cos'è la strigliatura? Pulire e lucidare. Prendete tutti una spazzola e poi date una bella sgrassata ai gusci. Noi tre striglieremo Speedy. Sta calmo, piccolo, sta calmo. Vogliamo solamente lucidare il tuo guscio. Oh, fermo, piccolo. È piuttosto irrequieto, come vedete. Sta bravo. Il guscio di Bobby adesso brilla. Anche quello di Dabby. Guardate Muffin, il suo guscio è luccicante. Ottimo lavoro, bravissimi. Ben fatto. Riesco a sentire da qui l'odore della colazione. Pronto? Presto, maestà! Dite al vostro gnomo che c'è un albero della colazione sulla grande collina. Oh! Ho sempre sentito dire che la colazione non cresce sugli alberi, invece ci cresce! E come? Un albero stracolmo di uova, pancetta, salsicce e pane tostato. È davvero la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita. Guardate, stanno per incontrarsi! E per fuggire a 100 chilometri l'uno dall'altro! Ah, uno gnomo! E tu cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa identica domanda. E allora fallo! E tu che cosa ci fai qui? Mi piace fare colazione. Vuoi sapere per quale motivo? No. Bene, lo prenderò come un sì. È perché mi piacciono le uova fritte, la salsiccia, la pancetta, le frittelle e anche... Ti sei mangiato tutto! Se non avessi parlato così tanto, anche tu avresti potuto mangiare. Bene, ora me ne andrò 100 chilometri lontano da te, almeno. E io me ne andrò 1000 chilometri lontano da te, almeno. Ha funzionato! Entrambi stanno lasciando il piccolo regno! Davvero un piano brillante, ben fatto, Tata Susina. Vi ringrazio, Riccardo. In realtà è stata una mia idea, vostra maestà. No, non è vero. Io ho pensato di farli incontrare. E io ho creato l'albero della colazione. Diciamo allora che l'ingegno degli elfi e la magia delle fate oggi ci hanno salvati. Urrà! Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama? Guardate, lo gnome è ancora qui! Credevamo che fosse andato via.
Salve Barbarossa! Ciao Ben, ciao Holly e buongiorno mio bocciolo di rosa. Lui è un mio vecchio compagno di bordo, il Capitano Spigola. Al vostro servizio. Stavamo discutendo su chi di noi fosse il miglior pirata. Cos'è che rende un pirata il migliore? Il migliore è quello che si dimostra più abile a nascondere il proprio tesoro. Il mio tesoro è nascosto perfettamente. Ecco, questa è la mappa. Ma solo io sono in grado di leggerla e comprenderla. Anche un bambino ci riuscirebbe. È sepolto sotto il grande albero degli elfi? Sì. La mia mappa è molto più complessa. Oh, questa sì che sembra difficile. Il tesoro è sepolto sott'acqua, lì sotto gli occhi di tanti, sorvegliato da una sirena e da un dorato mostro marino con scaglie che risplendono, brillanti. Oh! Beh, io vado. Ho delle faccende da pirata da sbrigare. È stato un piacere, Capitan Spigola. Per me lo stesso, Capitan Barbarossa. Guardate, Capitan Spigola ha scordato la mappa! Su, correte a restituirgliela! No, è troppo tardi, se n'è andato! Forse possiamo raggiungerlo! Capitan Spigola, aspetti! Date a me la mappa, andrò da lui in volo! Non sia precipitosa, mia sirena! Sa una cosa? Terrò io la mappa al sicuro finché lui non tornerà! Ma non vorrà mica andare a cercare il tesoro di Capitan Spigola! Oh no, noi pirati abbiamo un codice d'onore! Cosa dice il codice d'onore? Che il tesoro di un altro pirata è sacro e che non bisogna mai andare a cercarlo! Comunque la mappa è troppo complicata per Barbarossa! Cosa? Posso seguire questa mappa anche ad occhi chiusi e io ve lo proverò. Ma come la mette col codice d'onore? Sai, il fatto è che i pirati non hanno poi tutto questo onore. Siamo pirati, dopo tutto. In ogni caso, voglio soltanto controllare che il tesoro di Capitan Spigola sia davvero ben nascosto. Tutto qui. Ciao, Gastone. Non c'è niente di cui aver paura. Mettete Gastone sopra il mio tavolo, per favore. Ma che brava coccinella! Molto bene, ora apri la bocca. Che bei dentini sani! Wow, lei è davvero bravissima con gli animali! Beh, sono un veterinario! Ed è la mia mamma! Controlliamo gli occhi ora! Così sembrano veramente enormi! Abbiamo quasi finito, misuro solo la temperatura. La temperatura va bene, è tutto a posto. Sei sano e forte, Gastone. Sei stato bravissimo, complimenti. Ecco un adesivo per una coccinella molto coraggiosa. Ciao, Gastone. Credo che passerà un bel po' prima che tu debba tornare. Complimenti! Bravo, Gastone! Oh, ma perché Ben ci mette così tanto? Signor Elfo, manca ancora molto alla partenza dell'aereo, quindi rilassati. Siamo tornati! Ah, mai abbastanza presto però! Ma abbiamo una splendida notizia per voi! Gastone è perfettamente sano! E il veterinario gli ha dato un adesivo perché è stato davvero coraggioso! Molto bene, adesso Ben va a fare i bagagli, ricordi? Stiamo andando in vacanza! Papà, ascolta, mi è appena venuta un'idea! Quale? Gastone potrebbe venire con noi in vacanza! Oh, certo! A me sembra un'ottima idea! No! Questa è una vacanza di famiglia! Ma Gastone è della famiglia! Dove stiamo andando non credo che accettino gli animali! Li accettano! Beh, Gastone non verrà! E questo è quanto! Oh. E ora, per la milionesima volta, Ben, va in camera tua a preparare i bagagli! Sì, papà! Ho appena costruito una sedia! Incredibile! Sembra una sedia normale! Sì! Ma quando l'ho finita mi sono chiesto perché una sedia dovrebbe avere le gambe se poi non le puoi usare. Su, vieni! Ehi, si muove! Oh, sì, e come? Oh! Non è molto comoda, o sbaglio? No, è questo il problema con le sedie che camminano. Ultimamente mi sono anche dato al giardinaggio. Giardinaggio? Sembra relativamente innocuo. Sapete, mi sono chiesto... perché un tulipano ha solo le foglie? Perché non ha le mani? O magari i piedi? E gli ho dato un cervello! Padrone! E anche una voce! Padrone! Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio! Questo è un abominio, Victor! Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano! Io tengo moltissimo ai miei hobby! Rane!
Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo 2 occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì! Le stelle sono bellissime! E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Si è trasformata in un razzo! Scava, scava, scava! Scava, scava, scava! Ottimo lavoro, ragazzi! Continuate così! Buongiorno! Mi scusi, vorrei parlare con il capo. Per caso... Aspetta un momento! Ehi, ragazzi! Smettete un attimo di cantare, ok? Bene! Stavi dicendo? Stavo dicendo che vorrei parlare con il capo. Sono io il capo. Ce l'hai un appuntamento? Non gli serve un appuntamento. Lui è il re. Il re non prende mai appuntamento. Non lo prende nemmeno dal parrucchiere? Papà, i capelli non ce li ha. È pelato. Beh, non è certo colpa nostra. Ascolti, siamo qui per lamentarci del rumore. Quale rumore? Quello che proviene dalla vostra miniera. Ma io non sento niente. Ecco questo! Non importa, io sono il re e pertanto vi ordino di smettere immediatamente di scavare. Sì, ma il fatto è che tu puoi dare ordini soltanto in superficie. Quello è il tuo regno. Invece, sottoterra, sono io il capo. Ma? Non potremmo smettere di scavare comunque. È il nostro lavoro. Noi non ci fermiamo finché non troviamo dell'oro, dei diamanti o delle gemme. Mi è venuta un'idea! Tata Susina potrebbe farvi apparire dell'oro, dei diamanti e delle gemme! Molto intelligente, Holly! Ecco fatto, problema risolto. Adesso gentilmente smettetela di scavare! Ma anch'io posso far apparire queste pietre! Eh? Dov'è il divertimento? C'è molto più gusto a scavare! Adesso, se non vi dispiace, ho del lavoro da sbrigare, e subito! Coraggio, ragazzi! Continuate a scavare! Beh, poteva andare meglio. La cosa più saggia è farci venire in mente un altro piano. Se nessuno vuole questo tesoro, posso prenderlo io? Certo, certo, lo prenda. Guardate quante cose buone da mangiare. Quella è la torta di compleanno. Gastone se la divorerà in un attimo. Fermo, Gastone! Coccinella cattiva! La mangerai più tardi! Entrate, bambini! La festa comincia! E per rompere il ghiaccio, mettiamo subito un po' di musica! Direi che potessimo ballare con i bambini grandi! Ma abbiamo promesso di non farci vedere! Non riesco a controllarmi! Devo scendere subito a ballare! No, Barnaby! Torna qua! Ora si balla, si balla, si balla! Ho tanta paura che lo vedranno! Adesso facciamo un bel gioco! Quando la musica si ferma, dovete rimanere immobili! Katie, ti sei mossa? Stavo per calpestare questo giocattolino. Guardate qui. Oh, allora metterò subito questo giocattolino qui insieme a tutti gli altri pupazzetti. Che cosa stai facendo, Barnaby? Mi scusi, mamma di Lucy. Barnaby, hai dimenticato che noi dobbiamo rimanere qui? Ma a me piace tanto ballare. Adesso il papà di Lucy farà per voi uno spettacolo di magia. Urrà! Oh, fantastico! Io adoro la magia. Non utilizzerà la vera magia, farà soltanto dei trucchi. E che cosa sono dei trucchi? Lo vedrai. Buongiorno e benvenuti al mio spettacolare magico show. Hai visto? Quello è soltanto un trucco. È una bacchetta magica finta. Bravissimo, papà di Lucy, grande! Sì, si è esercitato Che sta succedendo? Perché stiamo fluttuando? Perché non c'è forza di gravità nello spazio! Non veniamo attratti verso il basso! Scusate, ho dimenticato di accendere il motore che genera la forza di gravità!
Guardate quante bellissime lucine colorate! Ammirate tutti la grandiosità e la supremazia della tecnologia aliena! Dov'è la toilette? Noi alieni non andiamo alla toilette! È davvero incredibile! Sono talmente più avanti di noi che ormai non hanno neanche bisogno di andare alla toilette! E se mi viene voglia, come faccio io? Dovevi andarci prima di partire! Forse ce ne sarà una sulla spiaggia? Ci sono le spiagge sul pianeta Bong! Il pianeta Bong è fatto soltanto di spiagge! Wow, solo di spiagge? Sì! Fa molto caldo e splende sempre il sole! Adesso vi andrebbe di mangiare qualcosa? Sì, grazie! Questa macchina può preparare qualsiasi cibo o bevanda che desideriate! Posso avere un'aranciata, per favore? Certo! È squisita! Posso avere un sandwich al burro di arachidi, banana e prosciutto? Certo! È sorprendente! Può fare anche la gelatina? No! Crea qualsiasi cibo che esista in tutto l'universo, ma non la gelatina! Ed è un vero peccato, perché a me piace da impazzire! Tranquillo, posso farla apparire io! Tata Susina! Cosa? Un po' di gelatina non farà del male a nessuno! Gelatina magica, grazie! Oh, ma qui ce n'è troppo poca! Io voglio mangiare tantissima gelatina! Ok, gelatina magica allora! Ancora, ancora, ancora! Inondazione!